Un minuto con Padre Pio, dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, la sacrestia della chiesetta antica, da questo luogo che nell'ultimo periodo della vita di Padre Pio era un luogo di passaggio, dove qui si riunivano tanti fedeli, tanti figli spirituali, solo per salutarlo e per ringraziarlo. Quasi a volte ci sono dei filmati dove vediamo Padre Pio recuperare una serie di lettere che prendeva e poi affidava a Dio. Oggi per raccontarvi e per leggervi uno stralcio di una lettera di una figlia spirituale di Padre Pio, possiamo dire la prima figlia spirituale di Padre Pio che è diventata beata, parliamo di Maria Gargani, che ha fondato l'Istituto delle Suore Apostole del Sacro Cuore. Oggi qui per leggervi un passaggio importante su quella che è la responsabilità della direzione spirituale. Dagli autori dell'epistolario viene presa in considerazione questa lettera come una lettera importante per Maria Gargani e scrive: «Quanto fai bene, mia carissima figliuola, a porre il tuo desiderio del mondo in deposito delle mani della provvidenza celeste, a ciò che non occupi inutilmente l'anima tua, come indubitamente farebbe se si lasciasse governare e muovere a suo modo. Io ci penserò molto bene ed offrirò molte messe, che lo stesso ho fatto anche questa mattina per te, affin di ricevere il lumine dello Spirito per ben risolvermene e per ben guidarti a quella perfezione. Orsù credimi, te ne prego, il tuo stato spirituale è invidiabile e non vi è luogo a temere. Non lasciare perciò di essere agli occhi dello Sposo Celeste. Espandi l'anima tua dinanzi a questo divin sole, non temere i suoi infuocati raggi, altrimenti il bozzolo non si schiuderà e non potrà venir fuori la formosissima farfalla. Sii sempre semplice, perché la vera semplicità è sempre buona e grata a Dio». Sono delle parole straordinarie che Maria Gargani ha messo in pratica con il suo apostolato, il suo servizio agli altri. E poi ancora, andiamo sulla conclusione, tu devi stare tranquilla perché il Signore è con te ed Egli è proprio adesso che opera in te. Non temere di restartene nella barca in cui ti riposi e ti lasciai. Abbandonati completamente tra le braccia della divina bontà del nostro Padre Celeste.